Con Ulisse Savini parliamo di alcuni dei suoi assistiti, partendo da Icardi. Che valutazioni si possono fare per questo inizio di campionato da parte dell'argentino? Ma secondo me è molto bene, al di là dell'aspetto realizzativo, che ovviamente va migliorato, ed è il minutaggio, però credo che per un giovane di 20 anni non sia facile inserirsi in una squadra così importante, con un organico importante come quello dell'Inter, quindi siamo ottimisti. Può essere il tecnico davvero giusto Mazzarri per la sua ulteriore crescita? Ma sì, dai, penso di sì, perché poi alla fine Mazzarri riesce a tirare fuori meglio da quasi tutti i giocatori. Basta vedere anche Jonathan, che insomma fino all'anno scorso sembrava un oggetto scuro, adesso invece è diventato un elemento fondamentale. Come sta andando invece Diakité al Sunderland? Ma bene, ho fatto due partite consecutive da titolare, è stato uno dei migliori in campo. Credo che l'adattamento al calcio inglese stia procedendo bene, non è facile, è un calcio diverso, ritmi diversi, un pubblico diverso. È un'esperienza molto bella e sinceramente solo quando la vivi poi ti rendi conto della diversità rispetto al calcio italiano. Parliamo anche di Cavanda, l'inizio di stagione della Lazio non è stato così positivo, soprattutto 8 gol presi dalla Juventus, questo potrebbe essere uno scotto per la stagione della Lazio, anche per Cavanda di riflesso. Sì, diciamo che per chi gioca in difesa prendere 8 gol in due partite non è il massimo, però credo che Luis sia partito col piede giusto. Non pensavamo di essere titolari subito, abbiamo avuto un po' di fortuna perché con cose è fatto male, però in questo momento credo che poi alla fine Luis abbia dimostrato il suo valore, quindi quando tornerà con Co poi toccherà con Co riconquistarsi il posto. Guardando invece al mercato in generale, gli attaccanti, i grandi attaccanti che sono arrivati nel nostro campionato hanno subito risposto presente? Beh sì, insomma, Gomez e Higuain hanno fatto gol nel Real Madrid e nel Bayern Monaco, credo che era normale, chi ha fatto gol nella sua vita fa sempre gol e quindi credo che sia normale che loro continuino a fare gol anche nella Fiorentina e nel Napoli. D'altronde sono attaccanti di livello mondiale e credo sinceramente che sarebbe stata una sorpresa se non facevano gol. Ti fa bene invece il Milan a puntare di nuovo su Kakà? Ma nel senso, io credo che le minestre riscaldate sono sempre riscaldate, però se in questo momento Kakà è il giocatore che forse interpreta meglio il ruolo di trequartista e probabilmente con la disponibilità economica che c'è in giro era il giocatore a porto prezzo qualità migliore che potevamo prendere. Non ti fa comunque fare i salti di gioia? No, sinceramente no.